Radio Yes, la radio della città di Roma. 9:44 minuti, rieccoci in studio e con noi c'è Tiberio Timperi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Oggi martedì 26 di ottobre. Ottobre è un mese particolare per Roma, per l'imperatore Costantino. Direte voi che cosa c'entra? Un attimo, ce lo facciamo raccontare dal signor Angelo Prosciutti. Buongiorno. Buongiorno. Allora, che cosa sta organizzando? Perché ottobre è il mese dell'imperatore Costantino? La storia ci ricorda che il 28 ottobre del 312 fu la battaglia tra Costantino e Massenzio, battaglia che è conosciuta nel mondo come Ponte Milvio. Invece la battaglia si è svolta effettivamente nella zona di Sacrubra. Ed è per questo che si chiama Pietra Rossa, per via del sangue versato? Esatto, per il sangue. E poi si è conclusa, sempre nella stessa giornata, a Ponte Milvio con la decapitazione di Massenzio. E lei come intende, cosa sta preparando? Con due anni di anticipo, una serie di manifestazioni che vanno dal Soratte, faro di Roma, dove il 26 ottobre Costantino incontrò il parroco Silvestro, che poi divenne Papa. Successivamente, il giorno 27, si fermò con la sua armata a Malborghetto, zona di Sacrofano, dove nella notte ci fu il famoso sogno in hoc signo vinces. E quindi noi facciamo una serie di manifestazioni in questi due anni. Ma ad esempio nell'immediato che accadrà? Ci sarà una ricostruzione storica, una battaglia con dei figuranti? Sì, e noi prevediamo che il 28 ottobre del 2012 l'intera giornata sia dedicata alla rievocazione storica. Primo, nella mattina, proprio nei viali circostanti della RAI di Sacrubra, prevediamo una sfilata degli studenti del territorio del municipio Vinti. Il pomeriggio a Sacrubra, nel parco di Sacrubra, sopra la zona RAI, ci saranno appunto la rievocazione della battaglia con dei figuranti. In costume, esattamente. Uh-huh. E la sera invece faremo incontrare a cavallo Costantino con Massenzio sul ponte, proprio di Ponte Milvio. E avete già contattato i vari Bova, Gabriel Garco e quant'altro? A chi pensate di affidare la parte di Costantino? Stiamo vedendo, c'è ancora tempo, per ora ci limitiamo ad altre situazioni molto interessanti. Ma nell'immediato invece che cosa farete nei prossimi giorni? Il 28, proprio nella zona di Grotta Rossa, alle porte di Roma, faremo un convegno dove io presenterò il progetto generale. E questo tema della giornata sarà Grotta Rossa, dalla Pozzolana ai Western all'italiana. Perché Pozzolana? Perché in quella zona Michelangelo, all'inizio del Cinquecento, acquistò la Pozzolana per i affreschi della Cappella Sistina. Vabbè. Esatto. E invece i Western cosa c'entrano? E i Western c'entrano perché nella zona di Grotta Rossa iniziava quella grande area cinematografica in cui sono stati girati i film. Ricordandoci dove c'era lo stabilimento di Cristaldi, quello che una volta era di Franco Cristaldi, che poi è diventata... Però la grande zona partiva dalla Valle di Grotta Rossa e andava a finire a Manziana, dove Corbucci praticamente ha ricostruito tutto il set cinematografico dei Western. Ho capito. A proposito di film western, noi abbiamo al telefono, o dovrei forse, cara Valentina, che mi assisti in studio, dovremmo avere Donatella Baglivo. La stiamo contattando, Tiberio, un secondo proprio. Perché è una regista che ci può raccontare meglio di questa fantastica, possiamo dirla, caro Prosciutti, epopea del periodo dei western all'italiana. Ricordo, per chi non fosse un addetto ai lavori, che nella zona c'è la Videa, una volta Vides, che erano gli stabilimenti cinematografici di Franco Cristaldi. Successivamente poi sono stati usati per produzioni televisive, prima Telemonte Carlo e poi altre televisioni. Ma è una realtà produttiva molto interessante. In quest'area, caro Prosciutti, mi corregga se sbaglio, dovrebbe essere l'area del Parco di Veio. Esattamente, l'area del Parco di Veio. Che è un'area molto... È un'area molto naturalistica, molto interessante, che è iniziata nel 1997, e dove c'è ad esempio nella zona di Formello la via Francigena, che la stanno valorizzando enormemente, mentre nella parte
della Flaminia, diciamo cosiddetta costantiniana, c'è l'ecomuseo naturalistico Verso Veglio. Ah, perché la Flaminia in teoria si dovrebbe chiamare costantiniana? Quello che noi prevediamo nel tempo, vogliamo dimostrare dagli accertamenti fatti e dalle ricerche storiche che praticamente il Monte Soratte, chiamato Faro di Roma, era il punto di incontro dei pellegrini che venivano dal nord e poi andavano verso Roma. Se lei sa, se lei arriva lungo l'autostrada, quando arriva a Roma, si trova il Soratte di fronte in tutta la campagna circostante. Quindi i pellegrini venivano dalla Valle della Tina oppure dall'Umbria, puntavano verso il Soratte e poi proseguivano lungo la Flaminia, che noi vogliamo appunto... Operazione Costantino, allora possiamo chiamarla. Caro Prosciutti, no, dico Operazione Costantino la chiameremo. Allora, io la ringrazio. Prego? La chiameremo l'Armata Costantiniana. Va bene. Allora, grazie ad Angelo Prosciutti per averci illustrato quello che parte dopodomani e che culminerà tra due anni in questa battaglia rievocativa tra Costantino e Massenzio e le loro rispettive truppe in quelli di Saxa Rubra. Adesso se abbiamo al telefono Donatella Baglivo, bene, altrimenti ci prendiamo lo spazio di disco e poi ci risentiamo insieme. Che facciamo, Valentina? Un disco e torniamo tra pochissimo. Va bene. Scarsa memoria.